Ciao Adam, parte di scherzo, dai, è una delle tue solite espressioni o il modo di usare i tuoi termini con questa voce qua che veramente mi fa impazzire. Adam, tu sei stato per me il mio padre su YouTube, diciamo che tu sei stato il mio punto di riferimento fin da subito. Ho preso molto spunto da te in tutto quello che hai fatto, perché comunque diciamo che sei una persona che ci tiene tantissimo ai tuoi iscritti, cioè veramente si vede. Intanto questo video ti dico, non te lo sto facendo perché tu lo debba mettere su YouTube, io lo faccio per te, cioè visto che non ho modo comunque di mettermi in contatto con te tantissimo tranne vocalmente, volevo anche farmi vedere perché comunque penso che parlando e facendomi vedere in faccia sia decisamente meglio la cosa. Comunque dicevo, io mi ricordo quel lontano 29 luglio del 2011 che t'avevo visto su YouTube, perché io comunque prima di entrare nel mondo di YouTube io non avevo tutta questa conoscenza di quello che si faceva, eccetera. E un bel giorno ti ho visto, mi ricordo che era un vlog, era su YouTube, che adesso penso che tu l'abbia tolto, non so, anche se, non so se c'è ancora questo video qua. E diciamo che mi sono, tra virgolette, ovviamente innamorato del tuo stile, che ci avevi nel fare i video. Che davvero, siccome siamo colleghi, tra virgolette, si vede, so quanto tempo ci metti a fare tutti i video, poi tutti i montaggi, le riprese, poi sicuramente seguirai dei copioni perché saresti veramente un fenomeno se fai tipo tutti quegli sketch con tipo, non so, l'ultimo che mi viene in mente, quello dei venditori di giochi, insomma, venditori in generale. E devo dire, sei fantastico, te lo giuro. Poi questa cosa del Giappone mi ha veramente stupito, cioè, te lo giuro, l'ho vissuta con te, diciamo, mi ha fatto veramente invidia, davvero. Io, fai conto che il tuo ultimo video l'ho visto che eri in pausa lavoro, quindi mi ha fatto veramente tanto piacere conoscere una persona come te su YouTube. Mi hai seguito, mi hai dato consigli, la mia prima domanda è stata come faccio a diventare famoso, cosa che mi chiedono in tantissimi. Tu mi hai risposto. Dicendomi togliti dalla testa il fatto di diventare famoso perché è difficile, hai subito messo le cose in chiaro, sei stato schietto e diretto, fai video per te, non farlo per gli altri, divertiti e vedrai che magari prima o poi i risultati arrivano. E infatti sono molto soddisfatto di dove sono ora e soprattutto sono molto soddisfatto di aver conosciuto persone stupende e di cui in mezzo sei il primo, assolutamente. Sei, diciamo, come ho detto prima, il mio punto di riferimento su YouTube. È per questo che ho fatto questo vlog, perché ho visto che sei arrivato, anzi, ti mancano 500 iscritti, ma ti manca veramente poco per arrivare ai 40.000 iscritti. Sono veramente contento, Jim, di tutto. Mi raccomando, non smettere mai di fare video, perché sarebbe veramente un disastro per tutti, perché sei una persona buona e si vede, sei una persona che non rispondi alle offese, cosa che io purtroppo non riesco a fare. E niente, io ti saluto Jim, ancora in bocca al lupo per tutto, spero prima o poi di riuscire a vederti, io spero anche magari io vado a Games Week a novembre e spero comunque di incontrarti, magari se ci vai mettiamoci d'accordo, incontriamoci che veramente anche passare un'ora con te mi piacerebbe veramente tanto. Io ti saluto Jim, un in bocca al lupo per tutto ancora, buona vita per tutto e niente, ti saluto, ciao bello.